Buonasera amici di Feedback Bianconero, puntata numero 61, veniamo da una vittoria sofferta ma importante in quel di Udine, ci sono state anche polemiche ma ne parleremo, non so basate su cosa, ma do innanzitutto il benvenuto a voi e benvenuto a Francesco Signore. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Domenico, un saluto a te e un abbraccio a tutti coloro i quali ci stanno seguendo. Allora, Francesco, come sempre, ti do la parola per l'introduzione. Assolutamente, Domenico, ringrazio te, ringrazio le persone che continuano a sostenere il nostro progetto. Sulla pagina abbiamo superato i 1400, che era un traguardo che comunque ci eravamo prefissati fin dall'inizio, l'abbiamo finalmente raggiunto e l'abbiamo superato. Lo stesso vale per quanto riguarda il nostro gruppo Facebook, quindi vi invito ad iscrivervi, a far iscrivere anche le persone, i vostri contatti sul nostro gruppo Facebook. Stiamo quasi raggiungendo quota 700. Siamo su Instagram, siamo su YouTube, attivando la campanella potete accedere ai nostri video, ai nostri contenuti multimediali. Siamo ovviamente su Telegram, dove utilizziamo questo canale per parlare con voi e soprattutto per darvi la possibilità di votare l'MVP che dello scorso mese è stato appunto Juan Cuadrado. Detto questo, la Juventus è reduce da una partita che personalmente mi ha fatto molto arrabbiare. Mi ha fatto molto arrabbiare perché, come al solito, vedo tante disattenzioni. Vedo una squadra che, diciamo, si perde un po' nelle cose semplici, e poi le cose semplici alla fine risultano quelle decisive. Una partita che si stava perdendo 1-0 e che io pensavo di non riuscire a recuperare. Fortunatamente ci siamo riusciti, grazie a un'occasione, insomma, fortuita, cioè ci siamo procurati fortunatamente il calcio di rigore e poi con l'assalto finale, la grinta e la voglia, il fino alla fine, vuol dire anche questo, quindi lottare fino all'ultimo. C'è stato un urlo liberatorio, insomma, al gol di Cristiano Ronaldo, è sicuramente un gol pesante, un gol importante che ci porta ad affrontare la sfida di domenica sera col Milan, sicuramente con una mentalità diversa, quindi reduce da una vittoria molto 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 importante. Detto questo, analizzeremo la partita perché ci sono tanti dubbi, tante problematiche e soprattutto ci sono delle cose che onestamente non mi sono piaciute, sia dentro che fuori dal campo. Si parlerà un po' di questa polemica perché abbiamo visto il direttore dell'Udinese un po' abbastanza arrabbiato nei nostri confronti e nei confronti soprattutto dell'arbitraggio. Addirittura è stato definito scandaloso, ho i miei dubbi, però alla fine parleremo di questo, parleremo insomma della conclusione del campionato per quanto riguarda l'Inter, visto che ha vinto questo scudetto. Ci sono state delle polemiche anche nei confronti della società per questi complimenti che sono stati fatti, c'è chi è d'accordo, c'è chi è contro. Analizzeremo questa volata Champions e con possibili notizie che riguarderanno anche l'immediato futuro. Quindi passo la parola a Domenico, noi come sempre cercheremo di salutare tutti, di leggere tutti e di confrontarci come sempre con voi. Quindi un saluto a tutti voi e soprattutto passo la parola a Domenico per cominciare questa puntata. Perfetto, siamo già in tanti, salutiamo tutti quindi, insomma qualcuno c'è, Domenico c'è, sì, siamo ancora vivi dopo l'esultanza di ieri. Tra l'altro io e Francesco abbiamo visto finalmente la partita insieme con un'esplosione di gioia, tanta sofferenza per 82 minuti, 82-83, poi l'esplosione finale. Consci della partita brutta della Juventus, come ha detto Francesco, però anche contenti per il risultato. Andiamo un pochino, Francesco, prima di entrare nel vivo di questa partita, mandiamo un pochino di messaggi. Marino, si ricordasse il rigore di Bergonzi su Zalaieta. Mario ricorda Napoli-Juventus storico, rigore di Zalaieta che non c'era, e anche di Lavezzi, ricorderete l'intervento pulitissimo di Chiellini. Salutiamo anche Michele Bari-Juve. Ci riprenderemo migliorando, sì, sicuramente il centrocampo, dice Domenico Giordano, assolutamente. Ieri Francesco CR7 Sasso dice formazione sbagliata, c'è qualche errore di formazione, assolutamente. Assolutamente. Vediamo un po' cosa dice Bernadette Albanese. Stasera direi che sfoggi il top, ti do una dire grazie. Questa è la maglia di Cristiano Ronaldo, tra l'altro ora non si vede, però è di Cristiano Ronaldo, insomma, quindi assolutamente. Altra brutta prestazione, sì, ha ragione Pasquale Tessitore, dice atteggiamenti dove sì, le testate giornalistiche sguazzano su alcune diciamo rimostranze che vanno a fare i nostri dirigenti, però io andrei anche un po', vorrei anche mitigare la situazione, ma parleremo anche di questo. Vedo che ci sono tanti messaggi, ne mando altri due e do la parola a Francesco per l'analisi. Una cosa buona, l'assist di Rabiot, assolutamente ragione Ferdinando, insomma mando un po' tutti i vostri messaggi. Allora Francesco, entriamo nel vivo della puntata, eccoci qui. Udinese Juventus l'analisi.
faccio il mio riassunto di 30 secondi e ti do la parola. Brutta Juventus, solito gol regalato agli avversari, lo manderemo, manderemo l'immagine, il fermo immagine del gol subito, ennesima distrazione, quindi gol appunto regalato, un primo tempo dove ricordo solo un'occasione di Mecchini e un tiro deviato di Dybala, un secondo tempo dove abbiamo anche rischiato, devo dire la verità, tra l'altro il gol preso è anche un errore del portiere, l'ennesimo purtroppo di Szczęsny questa stagione, poi l'episodio, punizione, lo diciamo subito, nettissima su Cuadrado, anzi se la vogliamo dire tutta, dopo qualche minuto c'era un'altra ancora più netta, ancora più al limite su Alex Sandro, non data. Insomma, Ronaldo fino allora, a quel momento in prestazione molto negativa, poi alla fine l'ha decisa anche con quel colpo a finale. Ti do la parola per insomma, analizzare un po' la partita tatticamente, cosa è andato e cosa non è andato. Ma guarda Domenico, io voglio esordire dicendo due cose e sono due critiche nei confronti dell'allenatore. La prima è che non è possibile che dopo 8-9 mesi di Juventus questo allenatore continui a sbagliare la formazione. Perché ieri è stato sbagliato il modulo, poiché andavi a affrontare una squadra imbottita di centrocampisti e non puoi presentarti con due interni, tra l'altro fuori ruolo. Quindi il 4-4-2 assolutamente sbagliato, infatti abbiamo sofferto a centrocampo, quindi non è possibile che dopo 9 mesi ci continuiamo a sbagliare formazioni, non è possibile che dopo 9 mesi venga di Juventus venga data ancora la possibilità a calciatori come Bernardeschi, che sono palesemente fuori forma sia sotto il punto di vista psicologico, e sono appunto fuori forma sotto il punto di vista atletico, venga data ancora la possibilità di giocare da titolare, e non è possibile che questa squadra continui a prendere questi gol che sono assolutamente da schiaffi, perché ci hanno insegnato la scuola calcio che quando si batte una punizione due persone vanno sulla palla e gli altri guardano il pallone. C'era chi protestava, chi guardava non so che, Bentancur stava guardando non so la parte finale, ecco qui, c'era addirittura gente di spalle. Io veramente sono senza parole. Abbiamo reso gol dal terzino avversario, che sotto il punto di vista tecnico lascia abbastanza a desiderare, e allo stesso tempo l'ennesima, e sottolineo ennesima, papera di Szczęsny, perché quella di Szczęsny è stata una palese papera, poiché bastava semplicemente pararla mettendo il piede davanti, tutto qua. Io penso che questo calciatore, mi riferisco a Szczęsny, o abbia capito che forse il suo futuro alla Juventus è in bilico, o abbia capito che la Juventus stia trattando un altro portiere. Non è possibile che quest'anno ci abbia causato tutti questi gol, anche perché le colpe sono anche sue. Tornando all'analisi della partita, io dico questo: ho visto una Juventus brutta che non mi è piaciuta, una Juventus che si affida a calciatori che sono in questo momento fuori forma, perché noi non possiamo affidarci a Dybala che è stato fermo un anno e infatti si vede, perché dopo 20-25 minuti un calciatore è completamente in difficoltà. Questa squadra quando non gioca con Kulusevski, quando non gioca soprattutto con Morata, anche se è al 30%, Morata è un calciatore che dà profondità. Questa squadra non riesce ad avere profondità, anche perché il 4-4-2 è un 4-4-2 fasullo, perché Dybala scende a centrocampo a prendere palla e Cristiano Ronaldo si allarga a sinistra. In area non c'è nessuno e quindi è ovvio che poi alla fine si va in difficoltà. Io dico questo, la partita di ieri siamo stati fortunati, ma la fortuna aiuta gli audaci. Io penso che la Juve ha comunque cercato in tutti i modi di vincere in base al tasso tecnico che poteva presentare in campo. Siamo stati fortunati nell'occasione della punizione, perché poi siamo riusciti a procurarci il rigore. Siamo stati fortunati anche sull'azione in cui Rabiot ha crossato, un cross che secondo me era palesemente sbagliato perché era abbastanza largo sul secondo tempo. Allo stesso tempo, fortunatamente, abbiamo Cristiano Ronaldo, la faccia di chi lo critica, che è riuscito a fare una gran giocata. Siamo stati anche lì, bisogna dirlo, abbastanza fortunati, insomma, sulla deviazione. Il portiere è apparso un po' impreparato, però diciamo che gli elementi a favore, come accadono agli altri, prima o poi devono accadere anche a noi. Certo. Non mi è piaciuta la Juventus, non mi è piaciuto Pirlo, non mi è piaciuta l'80% della squadra. Allora, io sto mandando i vostri messaggi, sono tantissimi. Francesco, più o meno hai detto tutto in sintesi. La formazione iniziale non ci convince né nel modulo né a volte negli uomini. Vedi Ramsey a Firenze, Bernardeschi ieri dall'inizio, senza andare poi a crocifiggere nessuno. Diciamo, è vero che io ho mandato per esempio il messaggio di Riccardo, parla di insomma, mancanza a volte di voglia, ma non è così. Secondo me, ripeto, abbiamo dei limiti tattici, perché la nostra arma è il cross al centro, insomma, dalla linea laterale verso il centro dell'area, ed è normale che
non può sempre andarti bene come ti è andata bene ieri. Poi è vero, se te la cerchi un po' di fortuna, vedasi la punizione, vedasi il cross in aria, se attacchi è più facile che tu possa essere fortunato. Ma la partita è stata negativa. Però l'anno scorso, ricorderete, dovevamo vincere il campionato ad Udine, fu ribaltato l'1-0 in 2-1. Quest'anno almeno prendiamoci i 3 punti, perché io lo ripeto, Francesco, io credo che tu sarai d'accordo, la forma sarà questa. Non brilleremo, anzi, noi abbiamo faticato più con la colonna di destra che con la colonna di sinistra, perché con la colonna di sinistra della classifica abbiamo squadre che ci possono attaccare e possiamo giocare anche più a campo aperto e fare anche azioni in ripartenza, cosa che magari non ti capita con squadre come l'Udinese. Quindi, paradossalmente, possiamo far più fatica contro queste squadre. Conterà la sostanza, perché la forma della Juventus in queste altre 4 partite di campionato e finale di Coppa Italia non credo che possa diventare, insomma, molto molto positiva o propositiva dal punto di vista del gioco. Quindi purtroppo dobbiamo guardare alla sostanza. Ci chiede Mario Palmirari, Mourinho ha già firmato? No, sono voci così dei giornali. Giuseppe Ragozzino, che collaborerà con noi alla prossima rubrica J-Re, ve lo anticipo, dice giustamente: non siamo favoriti se continuiamo così per il quarto posto. Io aggiungo, per fortuna qualcuno anche che è con noi ha rallentato. Sono d'accordissimo, dice Michele Bari, analisi perfetta Francesco da parte di Bernardeschi. Bernardeschi non è più che fuori forma, sì Mario, è completamente fuori fase da 2 anni o 3, basta dire Bernardeschi, sì è vero, ha sbagliato un controllo clamoroso sul pallo laterale, abbiamo preso un gol, l'abbiamo mandato in onda, distrazione totale, ed ha ragione Bernardeschi, questa foto va a sintetizzare un po' la nostra stagione. Noto in quest'ultimo periodo una mancanza di comunicazione tra il portiere e la difesa. Questa è un'osservazione con cui io concordo da parte di Nicola Di Caterino. Buffon, Francesco, è un comunicatore migliore da questo punto di vista. Magari ha perso la televendita, però insomma, grazie a Giovanni Calante che mi sta bene la maglia della Juve e mi fa piacere, perché è l'unica maglia che deve starmi bene. Insomma, critiche a Bernardeschi. Come si allenano? Questa è un'altra osservazione di Teresa Pollino, interessante, Francesco, perché spesso si dice in campo vai a riprodurre quello che fai durante la settimana. Tu hai delle incertezze da questo punto di vista? Pensi che, non so, vi siano degli allenamenti anche tatticamente non proficui? È legittimo questo dubbio di Teresa Pollino? Allora, è legittimo, però allo stesso tempo ti dico che secondo me, e non è una scusante verso Pirlo, e attenzione, non è un attenuante, io dico che comunque ha inciso tantissimo la mancanza delle tempistiche per il ritiro precampionato, perché poi si ritrovano tanti calciatori in questo momento ad essere in difficoltà. Adesso giustamente voi mi farete il paragone anche con le altre squadre, perché le tempistiche sono state queste per noi, saranno le tempistiche le stesse anche per le altre squadre, però sicuramente con una guida tecnica nuova, magari un lavoro atletico diverso può andare a incidere sulla forma fisica. Io più che altro voglio dire questo, e voi sapete benissimo che ho sempre difeso Pirlo e continuerò a farlo finché siederà sulla nostra panchina, però noi qui analizziamo semplicemente le criticità, quelle che per noi possono essere delle criticità. Io non capisco come è possibile che questo allenatore, perché poi tra parentesi chi è causa del suo mal pianga se stesso, non ho capito per quale motivo questo allenatore non riesce a riproporre per 2-3 partite consecutive la stessa formazione. Io non sono d'accordo con questo 4-4-2, quindi andiamo, io sono più propenso a un 4-3 a robustire il centrocampo. Allora, se Pirlo ha l'idea di questo 4-4-2, perché non continua con gli stessi uomini a proporre questo 4-4-2, salvo ovviamente Chiesa che è fuori per infortunio? Io continuerei almeno a centrocampo ad avere la stessa idea, perché poi questa Juventus dopo 9 mesi non ha una struttura, questi non sanno veramente chi gioca titolare e chi fa panchina, tutto qua. Sì, manca la continuità. Mi chiede Michele Bari, Juve, chi prenderebbe, quindi chi prenderei come portiere e attaccante? Portiere penso che su Donnarumma, Francesco, noi sappiamo che non è definito, però non è solo una voce. L'attaccante si vedrà, perché ragazzi dipenderà molto dal mercato. Il mercato entra molto dalla zona Champions o meno, scusatemi. Sinceramente tutta questa... Allora, Gerardo dice non ha visto questa voglia di vincere, solo fortuna, li aspetto domenica sera. Io invece, Gerardo, continuo a dire il gruppo è unito, ma non unito in campo, perché in campo la squadra spesso non è coesa tatticamente, ma io come unità di intenti, lo ripeto, ma l'ho vista tutto l'anno, c'è unità di intenti. Poi che a volte ci siano degli individualismi, ma sono dettati dalla penuria tattica, lo continuo, e quindi sto dando in questo caso la colpa all'allenatore, sia chiaro. Lo sto dicendo chiaramente, però Francesco, io dal punto di vista dell'impegno, cioè la Juventus corre, il problema è come corri e come vai a attuare delle idee tattiche se ci sono. Tu da questo punto di vista cosa ti senti di rispondere a Gerardo?
Che la cosa principale non è la voglia e la grinta, perché io ce la metto, poi è ovvio che ci sono delle disattenzioni che ci fanno pensare altro, perché poi quando sei disattento, soprattutto su queste azioni, vuol dire che magari non hai ben chiaro qual è il tuo obiettivo. Io dico questo, che il problema principale di questa Juventus, al di là dei limiti tattici, al di là dei limiti tecnici che sono quelli che sono, penso che abbiamo forse il centrocampo più debole rispetto agli ultimi 10 anni. Io penso che il problema principale è che questa squadra, il calciatore, il singolo, non sa a chi affidarsi nei momenti di difficoltà, non sa al leader a cui affidarsi quando si prende gol e soprattutto non sa tecnicamente a chi dare il pallone. E questo è un problema che il primo intervento che fece Conte, adesso parliamo di Antonio Conte, però parlo del primo allenatore di questo ciclo, fu Certo. proprio dare un'identità alla squadra, cioè quando si era in difficoltà la palla si dava o a Pirlo o si cercava di dare il primo anno ad esempio a Vucic, che era un calciatore abbastanza tecnicamente dotato. Quindi in Assolutamente. questa squadra non c'è un leader, i calciatori non sanno a chi dare il pallone e noi, questo è il grosso problema, perché poi facciamo un tiki-taka infinito e magari si finisce sempre su Cuadrado che fa sempre la stessa giocata. Io tatticamente questo vedo, molto semplice, questo è il mio pensiero. Diciamo che Francesco, quando hai Pirlo poi giocatore è tutto più semplice perché aiuta e facilita anche diciamo, il gioco degli altri, dei compagni che dovevano solo muoversi sostanzialmente. Finiamo la stagione, sì, assolutamente Luca, dobbiamo puntare a questa qualificazione e eventualmente alla Coppa Italia, crossare laterale verso il centro, non si usa più far, ma veramente vita, secondo me lo facciamo fin troppo, giochiamo spesso solo con i cross di Cuadrado. La partita più brutta, no, vi dico che non lo so perché ne abbiamo viste tante, anche vinte, anche con Allegri, anche con Sarri, ragazzi, noi ricordiamo, abbiamo la memoria corta, giustamente ogni volta dopo una brutta prestazione ricordiamo le partite, appunto l'ultima partita, ma poiché si è, insomma, alla fine almeno qui abbiamo vinto, a volte ci è andata anche, vedete con l'Atalanta, secondo me abbiamo giocato bene eppure abbiamo perso. Vediamo un po' Nicola Di Caterino, limiti tattici legati purtroppo a allenatore inesperto, assolutamente. E aiutato da nessuno insomma, del suo staff, e questa è una giusta osservazione. Milan sarà una finale, ci dice Leandro Motta, ha ragione. Mandiamo qualche altro messaggio prima di toccare il prossimo argomento. Probabilmente si sa che Donnarumma prenderà il suo posto e questo lo destabilizza Szczęsny. Quindi questo è il riferimento di Mario Palmirani e ci può stare. Szczęsny per me è un ottimo portiere, però quest'anno ha fatto degli errori importanti, vedasi con il Torino. Quindi io lo evidenzio proprio perché da Szczęsny non me le aspetto, perché il portiere della Juve, lo ripetiamo per l'ennesima volta, determinate parate le deve fare perché il portiere della Juve. Lo scudetto lo abbiamo perso noi, assolutamente sono d'accordo con Riccardo, ma toccheremo questo tasto. Sono un paio d'anni che attenzione non siamo a livello delle altre squadre, dice Nicola Di Caterino, vediamo Ferdinando Vassaturo, prepariamoci all'ennesima formazione sbagliata contro il Milan. Non sia mai Ferdinando, speriamo di non perderla perché quella davvero, come hanno detto i nostri amici, è veramente una finale. Allora, i messaggi sono tantissimi, io li continuo a mandare. Allora, salutiamo anche Massimo Basto. Francesco, però, mentre mando i messaggi, ti voglio, voglio mandare in onda quest'altro argomento: polemiche sul nulla contro la Juve. A cosa mi riferisco? Il DT, comunque, dell'Udinese ha fatto riferimento a una presunta pressione. Prima ho mandato anche il messaggio di Gerardo su Paratici. Allora, io lo spiego: Paratici è un tesserato. Ora non so bene il discorso della distinta, penso fosse indistinta, ma non è quello l'importante. C'è anche la foto. Ora non so se l'ho recuperata, ma comunque l'abbiamo mandata, anzi, l'abbiamo mandata oggi sulla nostra pagina dove c'era anche Marino in campo. Lì, quando si scende negli spogliatoi per far prima d'Udine, si passa, scende insomma direttamente nel campo e si va negli spogliatoi. Ora possiamo discutere nel merito: è meglio farlo, è meglio non farlo. Spieghiamo anche il problema. Qual è stato il problema? Sul cartellone, il cartellone, diciamo, il tabellone, scusatemi, grande dello stadio mandava un minuto, diciamo, indietro, un minuto e mezzo rispetto a quelli laterali a bordo campo. Quindi, in pratica, per i giocatori e per i dirigenti, la partita era stata, il primo tempo era stato fischiato dopo 44 minuti e non 45. Quindi, giustamente, avete visto anche Ronaldo che fa con le mani un segno, ma dire mai visto una cosa simile. E, manca un minuto dal tempo regolamentare, almeno fammi finire. Il tempo regolamentare al di là del recupero. E questa è stata la protesta che sinceramente non ho visto neanche così veemente. Ma al di là del merito possiamo eventualmente sanzionare i dirigenti, non stiamo discutendo del merito e dell'opportunità. Dire che sia stato condizionato l'arbitro è sbagliato, perché poi anche entrando nello specifico, la punizione l'hanno mostrata tutte le moviole, è una punizione netta, Francesco, è inutile che la mandiamo. Quadrado anticipa l'avversario, viene colpito, ripeto, ce n'era una ancora più netta dopo 3 minuti. Il rigore è indiscutibile, prenditela con De Paul che ha allargato il braccio su un pallone che poi bisogna vedere dove andava a finire. Poi il gol alla fine la Juve l'ha fatto anche in modo rocambolesco. Sinceramente, io queste lamentele
le vedo solo con la Juventus e ti passo la palla dicendo questo, Francesco, abbiamo quasi offuscato lo scudetto dell'Inter perché è più importante far polemica da parte di una squadra che alla fine Udinese non ha molto da chiedere al campionato. La Juventus sta lottando per la Champions, figuriamoci quando, e lo sappiamo bene, siamo in lotta per lo scudetto, cosa succede? Tra l'altro, altri dirigenti, avete visto sempre ad Udine, se non sbaglio, lo stesso Conte, Oriali, entrare in campo, faccio proprio nome e cognome perché è vero, ma insomma non è che li stiamo attaccando, stiamo evidenziando un dato di fatto. Altri episodi che succedono anche alle stesse squadre contro altri avversari, nessuno dice niente. Quando c'è la Juventus c'è comunque lo sport che non termina mai in Italia di fare polemica, poi dici che uno vuole andare a fare un campionato su Marte. Ti do la parola, Francesco, intanto mando gli altri messaggi. No, a me fa ridere per due motivi. Il primo perché poi queste polemiche arrivano proprio da chi 10 giorni fa ha fatto di tutto quasi per non farcene andare dalla Serie A, no? Sono i primi che vogliono farci restare e poi i primi che alla prima occasione ovviamente ci criticano. Io ho visto una scena abbastanza raccapricciante in cui forse quello che ha protestato di più era proprio Marino, presente nel dialogo tra l'altro con Paratici, ed era anche vicino all'arbitro. Penso che quello che, di cui stiamo parlando non è nulla di nuovo, io non sono sorpreso da queste situazioni. La cosa che mi fa più sorridere è che alla fine l'Inter ha vinto il campionato, ma in prima pagina ci finiamo sempre noi, nel bene o nel male. Alla fine l'importante è che se ne parli. Poi, ecco, io ho visto delle interviste alla Rai dove sono stato costretto veramente a cambiare canale, perché poi arrivi a un certo punto in cui cominci a capire che questo non è più sport e che non vieni rispettato in quanto tifoso. Non vedo nulla di male, vedo un Paratici sicuramente un po' amareggiato, un po' su di giri ultimamente a causa della situazione della Juventus, non tanto di classifica, ma per le varie decisioni discutibili che si stanno assumendo negli ultimi mesi. Io non vedo nulla di raccapricciante, nel senso che parliamo di un tesserato della squadra che va a protestare contro un arbitro e se dovrà prendere la multa la prenderà, pazienza. Io tutto questo circo che si è montato intorno alla fine conta poco, insomma. Perché poi, Francesco, c'è stato anche un non tanto velato riferimento a Calciò, perché io l'ho ascoltato in diretta, quando mi dici io mi sono trovato in situazioni del passato, ma poi quali situazioni? Che poi dovremmo aprire un capitolo Calciopoli, non lo apriamo, ma cosa vuoi dire? Cioè non è successo niente, allora vogliamo andare a recriminare, a lamentarci del comportamento di un dirigente della Juve? Va benissimo, per me non ci sono problemi, vogliamo dire che hanno sbagliato, non stiamo qui a nasconderci, eventualmente possono essere sanzionati, però attenzione, una cosa è questo, una cosa è andare in TV a dire che la Juventus ha rubato praticamente, ha avuto una punizione che non c'era, quindi da qui è nato un gol, a fare riferimenti non tanto velati ad altre situazioni, perché sono discorsi che non c'entrano niente con il campo di gioco. Ferdinando, Francesco ti dà ragione sul discorso del leader, Marcone Gerardo ci chiede di Arthur è una presenza però non sta bene, ve lo continuo a dire, anzi, dovrebbe operarsi. Allora, noi abbiamo un ospite, mando a qualche altro messaggio prima di appunto far intervenire il nostro, devo dire, prestigioso ospite. Concordo con Francesco, dice Nicola Di Caterino, oggi non si può giocare con meno di 3 centrocampisti, è vero, purtroppo i 3 attuali sono Bentancur, Rabiot e McKinney, nei 3 attaccanti Chiesa e Quadrado in difesa. Bernadette dice evidente l'incertezza tattica e limiti tecnici e l'inconsistenza comunicativa del mister, è vero Pirlo, l'abbiamo visto un po' in difficoltà, Conte sarà ancora più odiato agli interisti appena sarà egoista con l'Inter, dice Giuseppe Ragozzini, eppure può aver ragione, dice Vita Lovesce, Quadrado non passa la palla a Dybala, ma io non l'ho notato Vita questo, comunque ci sono tantissimi tantissimi messaggi, però dobbiamo dare spazio al nostro ospite e poi recuperiamo gli altri messaggi. Allora, noi come ospite davvero abbiamo un ospite prestigioso, attenzione, eccolo qui, lo mando in onda e abbiamo il proprietario insomma del Monte. Qui si sente una musichetta però però non è del Monte, mi sa. Pronto? Pronto, ma insomma devo chiamarla presidente, non so, posso darle addirittura del tu, posso chiamarla Silvio. Assolutamente, Domenico, con estremo piacere. Ah, che onore averla qui, proprietario del Monza, presidente del Milan storico che ha trionfato soprattutto anche in Europa, ma quella cos'era, una suoneria del suo smartphone, non so. Chiedo scusa, ma ogni tanto mi parte la suoneria del mio telefonino, che come sa, puoi immaginare, il ricordo è sempre al Milan.
capito, è rimasto affezionato, insomma. Francesco, vuoi fare tu una domanda al presidente Berlusconi? Ah sì, più che altro io ricordo che il presidente Berlusconi era un presidente che faceva, spesso usava fare la formazione, no, agli allenatori. Ricordo che Ancelotti per anni ha subito le idee tattiche del presidente, no, imponendo di giocare a due punte, addirittura l'idea, ricordo ancora, di Brocchi terzino. Tutte queste piccole idee che hanno fatto poi la differenza. Ecco, lei se fosse presidente della Juventus, spingerebbe Pirlo a giocare con un certo modulo oppure lo lascerebbe lavorare in santa pace, insomma? Ma guarda Francesco, innanzitutto ti ringrazio per aver ricordato che precedentemente le formazioni le facevo io. Non so se ti ricordi il famoso albero di Natale con Kakà che suggeriva le punte, l'ho proposto io. Quindi mi sento di dire al buon nostro Andrea Pirlo, che è stato un grandissimo giocatore del Milan, che anche in questo caso potrei suggerirgli delle varianti tattiche. Se lo vuole, può chiamarmi quando vi piace. Perfetto. Allora, Presidente, grazie. E lei, abbiamo, lei è qui come ospite perché c'è una partita importantissima, Juventus-Milan, insomma, domenica sera. Quindi lei, come vede, posso dire sempre il suo Milan perché in fondo resterà sempre scolpito quello che lei ha fatto nello sport con il Milan, assolutamente. Noi anche da avversari lo riconosciamo, Francesco, insomma, il Milan ha fatto partite anche memorabili in Europa, ma anche in Italia, per carità, è stato un nostro anche grande avversario, e soprattutto come vede e come ha visto questo scudetto dei cugini interisti. Ma guardi, devo dire che ogni volta che vincono i cugini è una cosa che non mi fa molto piacere, anche se devo dire e ricordare che il Milan è la squadra più titolata dell'universo, credo, o sicuramente, guardi. Ci tengo però a dire che domenica ci sarà una partita di grande prestigio tra il Milan e la Juventus. Presidente, in chiusura, io le vorrei chiedere, visto che lei è anche un esteta del calcio, un suo parere sul calcio che viene proposto in Italia, anche da quella che è la squadra che ha appena vinto il campionato, rispetto anche al gioco che avviene in Europa, al gioco che faceva il suo Milan. Ma guardi, assolutamente il gioco del mio Milan con grande Arrigo Sacchi abbiamo davvero diffuso il bel gioco nel mondo. Abbiamo vinto contro le più grandi squadre e credo assolutamente che l'Inter di quest'anno non possa paragonarsi al Milan. Va bene, Presidente, un suo pronostico, come vede Juventus-Milan in chiusura alla partita di domenica? Ma guardi, il cuore mi dice Milan. Anche se quest'anno devo dire che il Milan mi sta un po' deludendo. Capito, quindi si mantiene insomma sul vago. E un'ultima domanda, il Monza punta ai playoff, come si sta comportando anche Balotelli, come vede la sua squadra, aspira ad arrivare in Serie A? Assolutamente, abbiamo deciso di puntare decisamente al grande salto, andare in Serie A. E vedere magari quanto prima alla Scala del Calcio questa partita davvero straordinaria per il Milan e il Monza. Perfetto, qui le chiedono anche un bonus, insomma, va bene, Presidente, è stato molto, molto gentile e cortese, speriamo di averla ancora qui con noi in trasmissione, spero che si sia trovato bene, insomma, e la salutiamo, insomma, buona serata. Con estremo piacere, sarà davvero da parte mia lieto ritornare da voi e vi saluto affettuosamente. Bene, grazie, grazie, grazie. Allora, abbiamo avuto quindi anche il presidente Berlusconi, insomma, ecco qui interpretato questa volta Vincenzo. Ciao Vincenzo, ha interpretato il Ragazzi, presidente Berlusconi. buonasera. Complimenti anche qui, ti hanno fatto i complimenti come sempre, anche tu con la maglia della Juve. Benissimo, benissimo, quindi siamo insomma, una bella scenografia. Allora, Vincenzo, io ti voglio girare qualche osservazione dei nostri amici. Ora recupero un po' di messaggi perché insomma, ne ho saltati di vari, vediamo un po'. In quest'ultimo periodo c'è una mancanza e questo l'avevamo mandato. Vediamo qualche altro messaggio recente, insomma, che hanno mandato i nostri amici, che ne sono arrivati tantissimi, quindi sto cercando di recuperarli. Ecco qui. Buonasera a tutti, Michele Di Rauso. Vogliamo parlare come si è salvata la Lazio a causa dei tamponi? Questa è una vicenda, Vincenzo, già avevamo analizzato. C'è Certo. stata la squalifica per Lotito, però diciamo sul campo
non ci sono state penalizzazioni. Tu sei sorpreso oppure non ti aspettavi altro? Ma guarda, Domenico, devo dirti la verità. Magari forse, come dire, quest'anno siamo un po' tutti in un anno particolare. Quindi, dopo la decisione nello scontro tra Ibra e Lukaku, diciamo che la successiva Bravo. sulla Lazio dà seguito un po' a un anno particolare in cui credo che sono stati tanti. Gli scivoloni in cui sono incappati sia la corte arbitrale sia poi ecco, a livello di federazione, diciamo che ci sono state davvero tante tante situazioni e forse lo dico con estrema sincerità, le meno negative, se possiamo considerarle in questo modo, sono quelle che hanno visto protagonista la Juve. E cito su tutte, ad esempio, quella che hai richiamato tu anche nella scorsa puntata di Buffon, la sua Ah, squalifica, credo che sia certo. forse l'emblema di una stagione veramente particolare, chiamiamola così. Una maggiore severità, diciamo. Allora, ti giro anche questa di Gigino Panariello. La Juve non ha replicato le accuse fatte da Marino, perché c'era anche Marino a bordo, ne abbiamo parlato. Io in generale, davvero un flash, Vincenzo, continuiamo a fare notizia, dico, in Italia, cosa sarebbe l'Italia senza la Juventus, l'Italia calcistica o forse anche l'Italia in generale, perché comunque in qualche modo si è trovato il modo di far polemica sul nulla. Hai ragione Domenico, in una battuta credo che l'immagine l'avete detta tu e Francesco, tu dicendo che ovviamente la Juve ha preso la scena rispetto alla vittoria del campionato da parte dell'Inter e Francesco che ha detto che molte squadre, tra cui la stessa Udinese, ci spingevano ad andare via, cioè scusami, volevano trattenerci in questo campionato e ora invece vogliono mandarci su Marte. Quindi effettivamente credo che le vostre battute racchiudono nell'essenza questo momento e le tante polemiche che ci sono. Ma dicono i nostri amici, non si è lamentato solo Marino, ma si sono lamentate anche da altre squadre. Vabbè, insomma, voglio dire, non è una novità. Vincenzo, in chiusura, noi abbiamo anche evidenziato, anzi, evidenziamo lo stile della Juventus, che è uno stile, diverso. Magari qualche, tifoso non è d'accordo con i complimenti, però la Juventus si è sempre distinta per il suo stile, quindi ha fatto comunque sia il Agnelli a Zhang, sia la Juventus all'Inter, immediatamente un tweet appunto di congratulazioni per il titolo e diciamo l'ha fatto la Juve, quindi non è necessario che lo facciamo noi, però io personalmente ritengo, non ritengo, certo per la storia dell'Inter almeno recente, ma anche in generale, non è una squadra abituata come la Juventus, anche se ne ha vinti tanti, ma non è abituata come la Juventus a vincere il campionato, 10 anni senza vincere assolutamente nulla, non sono pochi. Ma da tifoso, anche da osservatore esterno di calcio, non ho visto una grande impresa perché veramente ho visto una pochezza intorno, insomma, all'Inter in questo campionato. Tu come hai interpretato questo successo, dei nerazzurri? Ma guarda Domenico, velocissimamente, come dicevi tu, condivido la tua riflessione da un punto di vista, ecco, della correttezza dello stile che Agnelli ha rimarcato nel fare i complimenti ovviamente alla squadra che ha vinto il campionato e mi allineo un po' con quello che è il pensiero che abbiamo sempre condiviso, un campionato che sin dall'inizio noi avevamo visto in mano all'Inter, era la squadra che sicuramente era più accreditata e mi permetto di dire più attrezzata, contrariamente a quello che oggi sentiamo dire da parte del suo allenatore, che sembra un po' sorpreso e rimarca sempre questa L'opera straordinarietà delle d'arte. sue l'opera d'arte, la Io non l'ho vista straordinarietà quest'opera, preferisco andare nei musei, soprattutto nei credo. museum, se devo vedere un'opera d'arte. E Vincenzo, tu che infatti dici? magari forse dobbiamo invitarlo nuovamente a venire nel nostro museo per vederle le opere d'arte. Quindi mi ha colpito molto questa sua battuta, ma fa parte un po' del suo personaggio. Ormai lui dice sempre di essere questo straordinario interprete di qualcosa di straordinario. Quindi mi allineo un po' col Bene, bene. vostro pensiero e condivido pienamente le riflessioni. Straordinario Vincenzo, chi diceva? Straordinario, insomma, tu sei un imitatore. Va bene, Vincenzo, allora ti ho trattenuto abbastanza, io ti ringrazio, ti faccio ancora i Grazie complimenti e chiaramente, insomma, sarai sempre nostro ospite anche lunedì, ma può essere che in questa settimana riusciamo anche a a voi. Certo. insomma, fare una nuova imitazione e quindi rendere contenti anche i tuoi fan, perché ormai hai Va una bene. schiera di fan anche tu. Anzi, solo tu. Va bene, Vincenzo, Grazie allora complimenti ragazzi. ancora. Grazie a voi, Ciao buona Vincenzo, a serata e forza presto. Juve. Ciao. Sempre. Ciao Vincenzo, ciao. Ciao. Allora, benissimo, ringraziamo ancora Vincenzo, Francesco. Allora, mandiamo qualche altro messaggio. De Laurentiis farà un bel film, dice Michele Di Bari, per carità.
Le lamentele napoletane non fanno testo, dice Nicola Di Caterino. Io non l'ho neanche letta e sono contento così. Francesco, vorrei, quindi abbiamo parlato di queste polemiche sul nulla contro la Juventus. Io abbiamo anche, diciamo, reso onore ai vincitori. Comunque, detto che la Juventus ha fatto con stile i complimenti, è inutile che spendiamo altre parole perché La noi su questa Juventus. pagina, la Juventus, perché noi su questa pagina abbiamo sempre, io l'ho detto, per me è un 6, 6 e mezzo, ma non di più perché l'Inter, per come si era messa la stagione, l'abbiamo data sempre favorita, soprattutto dopo la Champions. Ci sono i video a testimoniarlo da settembre. Tu l'hai detto a più riprese, non posso dire che l'Inter non sia una squadra, eccetera, eccetera. Quindi è successo quello che purtroppo noi avevamo paventato e non è successo nulla di straordinario perché io onestamente non vi è stato un testa a testa. Quindi mi viene da ridere quando qualcuno dice abbiamo interrotto un regno. Non hai interrotto nessun regno perché non hai fatto un testa a testa con la Juve, lo interrompevi l'anno scorso magari. Al tuo primo anno, parlo di Conte, contro il primo anno di Sarri, dove la Juve gli ha dato una lezione di gioco all'andata e al ritorno. Quest'anno la Juventus purtroppo non è stata mai realmente in corsa, a parte forse nel primo periodo, non ha corso mai appunto per lo scudetto. Quindi con chi te la volevi giocare? Insomma, c'è stato il Milan, a un certo punto, ma il testa a testa non c'è stato mai. Quindi hai vinto, per carità, hai meritato, non ci sono dubbi, però insomma hai corso un po' da solo. Allora, vediamo un po' qualche messaggio. Tutti via, perlomeno i vecchi, dice Domenico Agri, tutti un po' difficile per rispondere al nostro spettatore. Francesco, voglio toccare con te questo argomento. Tutti i record degli ultimi 10 anni della Juventus. Chiaramente è anche giusto celebrare, c'è stata molta anche rabbia da parte dei tifosi della Juve per questa stagione che, ricordiamolo, ancora deve finire e potrebbe anche non chiudersi in modo del tutto negativo. È fondamentale andare in Champions, per me è più importante della Coppa Italia, soprattutto per il futuro, anche se la Coppa Italia è un trofeo che resta nell'albo d'oro, però per costruire il futuro e non ripartire davvero, non dico da zero, ma quasi, è necessario andare in Champions. Io vorrei con te e con i nostri amici, noi abbiamo mandato sulla nostra pagina tutti i record, o perlomeno quelli che abbiamo trovato, della Juventus degli ultimi 10 anni. Vorrei con te leggerne qualcuno e commentarlo insieme ai nostri amici che possono fare le loro domande e le loro osservazioni. La Juventus è stata l'unica squadra ad essere imbattuta nel primo anno di Conte, quindi 11-12, ricorderai, unico campionato con squadra imbattuta a 38 giornate, quindi 38 giornate di imbattibilità. Francesco, la difficoltà, se vogliamo spiegare un po' la difficoltà per una squadra nuova, con un nuovo allenatore che veniva da due settimi posti, di chiudere un campionato addirittura di 38 giornate imbattute, perché c'è stato il Milan, c'è stato il Perugia, ma erano meno giornate. Ma quando si parla di opere d'arte a me viene da ridere, no? Che Conte cita l'Inter di quest'anno. Io penso che vincere un campionato da imbattuti contro uno dei migliori Milan proprio della storia, ricordiamoci che comunque c'erano tanti campioni, c'era Ibrahimovic, penso nel suo momento migliore della carriera. C'era Thiago Silva, c'era Nesta, c'erano calciatori di grande esperienza come Seedorf, come Ambrosini, come lo stesso Cassano, c'era Boateng e Robinho che venivano da annate di altissimo livello e in panchina sedeva un allenatore che aveva già vinto un campionato. Quindi parliamo di un Super Milan, parliamo di una Juventus che grazie sicuramente ad Antonio Conte, grazie al fattore stadium che ha fatto veramente la differenza, grazie all'entusiasmo di tanti calciatori anche sconosciuti che sono arrivati alla Juventus e altri che volevano rilanciarsi come Pirlo, come lo stesso Vucinic, è stata creata una vera e propria opera d'arte, anche perché la Juventus dei primi 6-7 mesi penso sia stata la squadra che abbia espresso uno dei calci più belli, del calcio più bello, almeno in Italia degli ultimi 20 anni. Io ricordavo un grandissimo gioco armonico, ricordo uno Juventus-Milan in cui vincemmo 2-0 con doppietta di Marchisio, in cui massacrammo il Milan con pali, traverse, giocate incredibili. Ecco, io penso che queste siano opere d'arte come ne sono state fatte tante altre, quando ad esempio con Allegri partimmo con tanti punti dietro e poi le vincemmo tutte fino alla fine. Ci arriveremo assolutamente anche a questo. Ancora proprio nel 2013, ricorderai proprio se non sbaglio con l'Inter, no? Si fermò la nostra striscia di 49 risultati utili consecutivi, che è una striscia impressionante. Ti do ancora qualche altro dato. 2013-14, 57 punti in casa, 19 vittorie su 19, perché l'anno dei cosiddetti, per restare alla stessa stagione, terzo anno di Conte, 102 punti. Questa è storia, questo è qualcosa di straordinario, questa è un'opera d'arte, al di là del discorso UEFA Europa League che già abbiamo affrontato. Questi sono numeri, Francesco, che penso o poco ripetibili o completamente irripetibili.
Ma Conte, quando raggiunse questo obiettivo, dichiarò proprio che noi scrivevamo la storia e gli altri la potevano solo leggere. Ecco, parlando di opere d'arte, sono queste delle opere d'arte. Poi lasciamo stare, stiamo parlando di un record che arrivò a scapito comunque di una mancata finale di Europa League, però parliamo di altro. In questo momento parliamo di numeri e quello che rimane nella storia penso sia ineguagliabile, insomma. Ancora continuando in ordine cronologico, nel 2014 facciamo 5 vittorie consecutive da inizio campionato senza subire gol. Questa è la particolarità di questo record. E 2015, 10 gare consecutive. Questo è un grande record di Gigi Buffon, 973 minuti di imbattibilità. Se non sbaglio, fu interrotto nel derby con il Torino. Quindi voglio dire, è un'imbattibilità lunghissima. Sempre il 2015, 47 risultati utili in casa consecutivi. Quindi lì interrompiamo questa striscia. Quindi, Francesco, sono numeri impressionanti. Andando avanti, tra il 2004, ti do questi altri due e li commenti: 2014-2016, quindi in questo arco temporale, solo 20 gol subiti. Del 2016, addirittura solo 6 gol subiti in casa. Ancora nel 2016, vinciamo lo scudetto dopo quello che hai evocato tu. Le prime sconfitte, quindi due sconfitte nelle prime due giornate che ricordiamo tutti, e andiamo a vincere lo scudetto come? Facendo 52 punti nel girone di ritorno. Questi sono dati che hai appena elencato, che fanno capire la consapevolezza di questa squadra, la consapevolezza di essere più forte, la consapevolezza di lottare contro le avversità. Questa Juventus in 9 anni ci ha regalato delle emozioni incredibili e ha battuto record su record e non ci ha dato nemmeno la possibilità quasi di gioire perché ogni volta che si batteva un record ne partiva subito un altro. Ed è questa la mentalità a cui noi dobbiamo assolutamente tornare, quindi la mentalità, la consapevolezza, la voglia di distruggere l'avversario, di distruggere i campionati. Parliamo di annate in cui la Juventus a febbraio-marzo, salvo qualche campionato in particolare, aveva praticamente già fatto capire chi comandava. Sì, praticamente sì. Allora, prima di rileggere il record, rispondo a due domande. Una, questa di Carlo Pellegriti su Suarez, non rischiamo niente. Ti invito ad andare sul canale YouTube, ma anche sul gruppo Feedback Bianconero, perché ho pubblicato di recente una pillola che avevo fatto a settembre, quindi praticamente 7 mesi fa, ormai quasi 8, dove abbiamo spiegato tutta la vicenda Suarez. Quindi lì trovi in modo esaustivo tutte le risposte ad eventuali domande. Rispondiamo a domande di mercato di Federico Ronchetti. CR7 mi risulta, dobbiamo andare in Champions e dovrebbe restare. Lewandowski non ci risulta niente al momento, è solo così una voce che abbiamo letto dai giornali. Potrebbe arrivare Allegri assolutamente, però non è fatta ancora come dicono in molti. Attenzione, non datelo al 100%, 100%, scusate, al 100%. E adesso vi diamo anche un nome, visto che stiamo parlando di mercato, ci risulta un sondaggio, un interessamento per Son del Tottenham, che è un esterno offensivo molto forte, verso i 29 anni, se non sbaglio, del 92, quindi 29 anni. Insomma, è un giocatore forte. Magari Francesco con Chiesa potrebbe fare una bella coppia di esterni offensivi. Riprendendo il discorso che stavamo facendo dei record, nel 2017 ci sono 33 vittorie consecutive in casa, raggiungiamo, e il periodo di Allegri. Ricorderete appunto i suoi primi 4 anni, 2014, dal 2014 al 2017, e noi lo sappiamo perché siamo andati a tutte le finali di Coppa Italia. La Juve vince 4 Coppe Italia consecutive, ma soprattutto fa 4 double, che è un altro record incredibile. Ancora 2018, 9 vittorie consecutive senza subire gol. 2000, sempre lo stesso anno, 44 partite consecutive segnando, e sempre 2018, 28 trasferte consecutive andando a fare almeno un gol. Quindi sono numeri impressionanti. Nel 2018 sempre parliamo di 101 punti nell'anno solare, e nel primo anno di Ronaldo, 18-19, la Juventus chiude il campionato nel girone d'andata con 53 punti. Se non sbaglio, Capello nel 2005-06, non vorrei ricordare male, ne fece 51, che era un numero esagerato. Quindi 53 punti, Francesco, in un girone vuol dire chiudere il campionato, perché poi ne bastano pochi più di 30 per il ritorno per assicurarti. Quindi, Francesco, dei numeri. Altro che opera d'arte, qui è un museo intero. Parliamo di una squadra schiacciasassi, parliamo di una squadra che non ha ricevuto complimenti da nessuno in Italia, a parte qualche rarissima, rarissima eccezione, e che forse ancora oggi, forse questo scudetto dell'Inter ci fa capire quanto siamo stati grandi e cosa abbiamo fatto in questi anni. Io mi sono molto arrabbiato con tanti tifosi che quasi non festeggiavano lo scudetto o lo davano per scontato.
Vincere è difficile, ma rivincere è difficilissimo. Noi l'abbiamo fatto non per un anno, 2 anni o 3 anni, l'abbiamo fatto per 9 anni consecutivi, dimostrando il nostro valore. Questo scudetto dell'Inter ci può dare la forza e la voglia e ci fa capire quanto è importante vincere in Italia e puntare a vincere tutti i trofei. Noi dobbiamo assolutamente tornare quelli che eravamo, non dico 2 anni fa, ma almeno 3 anni fa. Francesco, diciamo che sì, è sempre importante marcare il suolo italico, come si suol dire. Ci chiedono, Agüero ancora non ci risulta niente, sono voci di giornali, ragazzi, adesso i giornali comunque giustamente fanno il loro lavoro, Donnarumma lo farà se viene, gioca e come. Unico neo Certo. purtroppo non aver alzato la Champions, ci dice Domenico Bruno che saluto, hai ragione, due finali purtroppo perse. Arriva Messi alla Juventus, magari fa una coppia con CR7. La storia siamo noi, dice Teresa Pollino, ha perfettamente ragione. Andiamo a leggere un pochino gli ultimi record, magari anche quelli un po' meno noti a qualcuno, e sono sempre nell'anno di Sarri, anzi, quindi 2019-20. Sarri è l'allenatore più anziano a aver vinto un campionato e anche il più anziano che ha vinto per la prima volta un campionato. Mentre Pirlo, attenzione, abbiamo Francesco, addirittura un record con Pirlo, primo allenatore in Italia, visto che è una stagione comunque non positiva, è strano anche fare dei record, il primo allenatore in Italia a rimanere imbattuto all'esordio per 13 gare consecutive. Quindi era partito bene, Pirlo, a testimonianza che di una stagione che inizialmente ci vedeva ancora in corsa per il massimo traguardo, poi dopo gennaio, secondo me da febbraio in poi, soprattutto dopo il Porto, ci siamo spenti. Abbiamo battuto per 19 volte per 6 volte 19 squadre su 19, quindi tutte le squadre del campionato. Chiaramente il record dei 9 scudetti consecutivi neanche a sottolinearlo, e abbiamo quello ancora in corso di 10 anni, sempre avendo alzato almeno un trofeo, perché quest'anno abbiamo alzato la Supercoppa e l'anno prossimo vediamo se riusciamo a continuare con questo record. Ultimo numero di finali consecutive di Supercoppa, che sono 9, e anche qui, in caso di vittoria di Coppa Italia, la Juve giocherebbe ancora una finale Supercoppa, andando a prolungare quest'ulteriore striscia positiva. Francesco, e questi sono solo i record degli ultimi 10 anni, dove l'Inter non ha vinto nulla perché ha aspettato 11 anni per vincere un campionato, insomma, in un anno molto molto anomalo. Quindi possiamo prenderla anche come un'anomalia, ci faranno passare la battuta gli amici interisti. Francesco, abbiamo fatto un elenco impressionante. Penso che quando arrivò per la prima volta Antonio Conte alla Juventus non avremmo mai immaginato di raccontare quello che va oltre la storia, oltre il mito, ma che forse non lo capiremo neanche nei prossimi anni, ma servirà davvero molto molto tempo per guardare un qualcosa che saprà di mitologico, no? Assolutamente, io ricordo ancora la prima partita, ricordo ancora quello Juventus Parma e ricordo che ebbi una sensazione particolare. Noi venivamo non solo da due settimi posti, noi venivamo da qualche anno, dalla risalita dalla Serie B, da anni di sofferenza con campionati anonimi, campionati in cui arrivavamo secondi, terzi, ma con una supremazia della squadra avversaria. Da quel giorno, secondo me, cambiò tutto. Ci furono tanti fattori che hanno aperto un ciclo e la Juve è stata brava a far continuare questo ciclo, nonostante il fautore di tutto ci abbia abbandonato, insomma, in quel famoso giorno di luglio che io non dimenticherò mai. Tra l'altro, Francesco, comunque dei record fatti con tre allenatori diversi, Allegri una Certo. striscia impressionante perché è un mister che ha vinto altro record, 5 campionati consecutivamente, sempre lui sulla stessa panca, insomma, record su record. Allora, infatti, più di 3.000 giorni, sono, se non sbaglio, 3.282 giorni, ho detto 9 anni consecutivi per riassumere. Carlo Magno, lo salutiamo, complimenti per la maglia, grazie, orgoglioso di indossare questa maglia, assolutamente. L'avremmo dovuta indossare tutti noi juventini, bello questo messaggio di Carlo Magno, nonostante la non Certo. vittoria dello scudetto. Volevo mettere in evidenza che diversi scudetti vinti da Allegri non li abbiamo festeggiati, sempre ad aspettare il verdetto della Champions. Francesco, questa è una Non sempre, però. annotazione, Non non sempre. sempre, però è anche vero, è un po' quello che hai detto tu prima, a volte non li abbiamo festeggiati degnamente perché eravamo un po' assuefatti colpevolmente, ma è anche così, io vi racconto di un grande Ajax di Cruyff, Johan Cruyff, anzi, che quando vinse la Coppa quasi la lanciò Lessi nel bus, perché erano abituati all'epoca, sai, un po' come anche il Real Madrid, Certo. purtroppo ci si abitua anche, ed è anche il bello o il brutto dell'essere spesso vincenti. Assolutamente ha ragione Michele Di Bari, salutiamo anche Giuseppa Feltra, altri 25 anni per il dice Michele Di Bari, salutiamo Federico Ronchetti, Toni Conte, insomma stanno parlando anche un poco tra loro,
i nostri tutti scrivi interisti, siamo noi campioni d'Italia, 9 scudetti di fila, dice Domenico Agri, e certo, hai ragione. L'anno prossimo ci rifaremo sicuramente. Francesco, allora, tocchiamo anche un pochino, perché abbiamo elencato questi record? Anche per, diciamo, per sederci un po', domani pubblicheremo anche un testo un po' più, diciamo, articolato su quello che è il tifoso juventino. Io vorrei fare una riflessione un po', anche a cuore aperto con tutti quelli che ci seguono e con te. Diciamo che spesso non abbiamo assaporato queste vittorie, mi sembra una cosa oggettiva, anche colpevolmente abbiamo detto. Però Certo. io quest'anno sono, anche io critico e ci mancherebbe, soprattutto perché abbiamo fatto la bocca buona, no? Però è anche vero che forse sta, diciamo, prendendo il sopravvento più la rabbia e la critica verso una dirigenza, verso i giocatori, che ci può stare, ci deve stare, ci mancherebbe. Però dovremmo anche dare spazio a una riconoscenza, anche a saperci fermare un attimo, ricordando che siamo ancora in corsa per un altro trofeo e uno l'abbiamo alzato, seppur minori, ma l'abbiamo alzato, quindi non stiamo a digiuno neanche quest'anno. E anche assaporare quello che abbiamo fatto e dare onore al merito, fermarci un attimo, applaudire la vecchia signora. Ti do la parola su questo e chiedo anche ai nostri amici. Ma io non mi sento di criticare o di mettermi contro la società che ci ha fatto godere per 9 anni, una società che ci ha fatto tornare il sorriso, ci ha portato a disputare 2 finali di Champions e ci ha fatto vincere 9 scudetti consecutivi con annesse Supercoppa e Coppa Italia. Però la critica c'è, la critica io mi sento di farla perché quello che stiamo vedendo adesso è un po' tutto quello che si è perso negli anni. La Juventus sono 3, 4, 5 anni che purtroppo non riesce più ad avere una certa solidità a centrocampo e tutti questi problemi accumulati negli anni poi ce li ritroviamo oggi, si è ritrovati un po' Andrea Pirlo, la scelta di Andrea Pirlo magari può essere stata una scelta azzardata, quindi la critica ci sta, c'è e io penso che la società sia consapevole degli errori che abbia fatto, sia sotto il punto di vista tecnico che sotto il punto di vista valutativo proprio dell'allenatore stesso. Sicuramente non mi sento di dare contro a Paratici, non accetto queste critiche nei confronti di Agnelli, che è un presidente tifoso. Io a chi critica Agnelli vorrei far ricordare gente come Cobolli Gigli, chi critica Paratici vorrei far ricordare gente come Blanco, come Alessio Secco. Non guardiamo solo il bello degli ultimi 9 anni, guardiamo anche da dove siamo partiti. Questa società, secondo me, merita comunque gli applausi. Questa società merita stima e merita soprattutto fiducia, perché per quello che abbiamo fatto nei 9 anni lo possiamo ripetere per altri 9, se non più. Quindi io mi schiero assolutamente a favore della società, pur restando consapevole che ci sono stati dei grandissimi errori tecnici sotto il punto di vista degli investimenti del mercato. Valutazione dei calciatori sbagliati, è stato puntato su altri calciatori che magari non sono all'altezza. Addirittura la Juventus si ritrova con dei calciatori, soprattutto a centrocampo, completamente fuori ruolo. Quindi c'è stato un errore sulla programmazione, spero che si lavori di più su questo. Assolutamente, anche perché diciamolo, si può anche vincere. Io sto mandando un po' in onda un po' di amarcord, ma perché è giusto evidenziarlo e sottolinearlo. Però ricordiamo che si può anche vincere a volte facendo delle scelte sbagliate, perché può capitare, magari gli altri fanno anche più errori di te, così come puoi anche Certo. scegliere bene dei giocatori, scegliere giocatori giusti, però purtroppo si infortuna, infortunarsi, scusate, un giocatore, ti viene a mancare, rende meno, nessuno è infallibile. Però dice giustamente vita l'ovesce. Con gli errori si cresce, anche così, certo, meno ne fai, meglio è. Invece ringrazio Pino per aver fatto il massimo che poteva, dice Adolfo Conforti, quindi abbiamo anche qualcuno che spende belle parole per il mister, recuperiamo un po' qualche messaggio vabbè, di Materazzi, io non lo vorrei commentare perché che dobbiamo dire, cioè ogni scudetto voglio dire è uno per uno, anzi loro contano, dicono 19, contano lo scudetto di cartone. Vediamo se arriviamo prima noi, diceva l'avvocato, il grandissimo avvocato. La gara sarà chi metterà la terza stella, noi la terza stella, loro la seconda, noi la terza l'abbiamo messa, andiamo per la quarta, magari facciamo prima noi a mettere la quarta che loro la seconda, considerando il loro scudetto di cartone che nessuno lo dimentica. La programmazione si è persa quando è andato via Marotta, però allora Francesco, apriamo una piccola parentesi, molti hanno detto Marotta non era d'accordo con le spese di Ronaldo, però Marotta è anche quello che ha preso a 94 milioni Higuaín, e noi abbiamo sempre criticato questa scelta dal punto di vista economico, non sportivo. Quindi attenzione, io Marotta lo stimo come diciamo, direttore generale, ma sulla scelta dei giocatori, Francesco, noi Paratici, che poi ha fatto i suoi errori, soprattutto a me Paratici, più
più che quando è sceso in campo. A me non piace che quando sta allo smartphone, vorrei capire come fa a vedere una partita stando allo smartphone. Questa è una critica che muovo, una domanda che muovo a Paradis. Però Paradis ha scelto anche tanti giocatori forti, io penso che sia un intenditore di calciatori. Ma io noi di Marotta signori, non dobbiamo valutare solo il bello, dobbiamo guardare il complesso. Se poi ci cominciamo a ricordare dei vari Bentner, se cominciamo a ricordarci dei vari Anelka che dovevano cambiarci la stagione, poi le cose sono ben diverse. Marotta è lo stesso che comunque ha acquistato calciatori che magari non hanno reso tantissimo. Io per carità, Marotta è un abilissimo gestore. E penso che la Juventus abbia fatto bene a puntare su Cristiano Ronaldo perché c'era bisogno di portare un calciatore che ci dava la possibilità di vincere la Champions. Così purtroppo non è stato. Marotta è sicuramente un grandissimo gestore. Per quanto riguarda la valutazione dei calciatori, non sono convintissimo. Io ricordo che Marotta puntava tantissimo su Gökhan Hindler, Antonio Conte andò a vedere Vidal e scelse di prendere Vidal. Questa è una delle tante situazioni. Ripeto, molto abile sotto il punto di vista finanziario, magari forse qualche perplessità ce l'ho sulla valutazione dei calciatori. Hai risposto anche a Luca Spano su Vidal. Io rispondo che Pogba fu più opera di Ah, Paradis. sì. Giuseppe Afeltra ci dice giustamente: un arbitro, se vuole condizionare una partita, non aspetta 83 minuti per darti una punizione. Ma non scherziamo, ragazzi. L'unico errore l'ha fatto De Paul, che ha fatto un fallo di mano ingenuo e basta. Insomma, assolutamente sì, puntano alla seconda stella. Sono ancora tutti fuori i vecchi e dentro i nuovi, per carità, l'abbiamo capito. Francesco, allora andiamo sugli ultimi argomenti velocemente. Volata Champions, la classifica cosa ci dice? Atalanta 69, scontri diretti a favore, quindi è seconda. Juventus 69, Milan 69, quarto perché gli scontri diretti sono al momento a favore della Juventus. Napoli che ha perso 2 punti, io direi anche qui sanguinosi contro il Cagliari, ma meritatamente, al di là delle lamentele di parte, 67. Poi c'è la Lazio che però deve recuperare la famosa partita nel Torino. La Lazio ne ha 64, però potenzialmente può essere ancora più vicino, quindi dobbiamo tenerla sott'occhio. Volata Champions, noi abbiamo detto che la Juventus ha il calendario più difficile e adesso cerco anche un attimino di recuperarlo, così lo mandiamo in onda. Eccolo qui. Cosa ci aspetta? Ci aspetta quindi la partita con il Milan, poi ci sarà appunto il Sassuolo infrasettimanale e l'Inter. Quindi rimaniamo, restiamo su Milan, Juventus-Milan. È un calendario molto molto duro. Tu pensi che possa essere davvero considerata come una finale? Sia uno spartiacque? In caso di vittoria, io credo potremmo alzare le percentuali, chiaramente Champions, perché il Milan non sarebbe completamente tagliato fuori, ma una spallata l'andremmo a dare. Come valuti questa partita e come stai analizzando, valutando la volata Champions in generale? Guarda, se io guardo questo calendario, ti dico che sulla carta la Juve ha poche possibilità di andare in Champions. La partita col Milan deve avere la stessa importanza che ha la partita con l'Udinese, nel senso che è importante, per noi era importante vincere con l'Udinese e lo sarà anche col Milan. Ma attenzione, io non voglio assolutamente che poi magari si ottiene un risultato, si pensa al Milan e poi magari lasciamo stare o magari affrontiamo le partite con poca concentrazione, quindi con Sassuolo, Inter e Atalanta. Poi infine c'è anche il Bologna che ha poco da chiedere a questo campionato. Io penso che sia una partita da dentro fuori, signori, ma lo era anche con l'Udinese, lo sarà anche con il Sassuolo, ma lo sarà anche con l'Inter e con l'Atalanta. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Guardare il calendario forse ci può mettere dei timori. E a me non piace, dobbiamo guardare partita dopo partita. Il Milan è una squadra che comunque lotta insieme a noi nel gruppone Champions. Certo, una vittoria ci può dare virtualmente, ci può dare la mentalità di allontanare un po' il Milan da noi e di stare un po' più tranquilli, di affrontare con più serenità la partita con Sassuolo. Assolutamente, ci dice Vitalo Vece: se battiamo il Milan siamo al sicuro? No, non siamo al sicuro. Non Vita, penso proprio. è importantissimo, però non siamo al sicuro. Ci dice Luca Spano: se pensiamo io e Milan sia una finale, allora abbiamo poche possibilità di vittoria, forse fa la battuta con le finali. È vero che il Milan all'Atalanta all'ultimo, bisogna vedere come arriveranno le due squadre. Intanto Carlo Pellegrini ci dice: il Parma è retrocesso matematicamente, ha vinto il Toro. Teresa Pollino: dobbiamo sperare in salvare ultimamente predilige Milano. Allora il Milan diciamo che ha perso anche punti, Francesco, quando i rigori insomma sono un po' diminuiti, perché, ma non perché non ci fossero. Io voglio dire questo, e questo è anche un tema importante che non abbiamo toccato in Udinese Juventus. Quando tu mi dai il rigore, che c'è?
dammi quello che c'è. Io posso anche giocare male come ad Udine e ribaltare la partita, pur magari non meritando di vincere, pur facendo una brutta prestazione, però il calcio è fatto anche di episodi, molto di episodi, è fatto di queste cose, non deve essere una scusa. Però vedi come stiamo, abbiamo giocato male, ma abbiamo portato a casa i 3 punti. Lo stesso poteva avvenire in quel di Torino con la Fiorentina, 2 rigori negati, espulsione di Borca Valero. Poteva avvenire con il Benevento, sia lì sia a Torino, dove chiaramente la Juve, anche se non le danno 10 rigori, deve vincere lo stesso. Però tu sai bene che se mi danno il rigore di Chiesa, magari 1-1 si spaventano i nostri, prendono coraggio e succede, Ronaldo può segnare come è successo, scusami, è caduta la telecamera, come ha segnato ad Udine. Quindi può succedere anche questo. Quindi anche qui noi non ci siamo mai lamentati, questo l'abbiamo detto, quest'anno abbiamo evidenziato a volte degli errori arbitrali, abbiamo anche vinto le partite degli errori arbitrali, vedi Juve-Lazio, Milan-Juve, Juve-Napoli, rigore clamoroso su Chiesa, però adesso anche essere attaccati quando c'è stata un'enciclopedia di errori in nostro danno e non abbiamo avuto mezzo episodio a favore, dove forse Francesco, io ho letto anche delle classifiche, addirittura Juve-Inter sarebbero un punto di differenza, classifiche europee con gli errori arbitrali, ma io non credo a queste cose, lo voglio dire subito, quindi non l'ho neanche mandata, però lo sto dicendo giusto per intendere, per chiacchierare. Voglio dire, magari con tutti i nostri limiti, io penso che con meno sfortuna arbitrale noi staremmo in zona Champions, già, questo lo dico, però abbiamo meritato di trovarci in questa situazione dal punto di vista del gioco prodotto, però è chiaro che abbiamo avuto i nostri sfavori, questo non ci siamo mai nascosti, l'abbiamo sempre evidenziato. Io penso che la Juventus di quest'anno, non per andare contro Pirlo, assolutamente, non voglio paragonare Pirlo a allenatori più esperti, anche perché è ingeneroso e poi ho sempre sostenuto Pirlo. Io penso che questa squadra aveva, nonostante un centrocampo, delle zone in cui era un po' carente, poteva vincere questo campionato, poteva contendersi il campionato con l'Inter, anche perché, devo essere sincero, in questi anni mi sono sempre chiesto come avrei reagito, no? A vedere festeggiare una squadra che non sia la Juventus. Diciamo che vedere l'Inter non mi ha fatto piacere, vedere l'Inter festeggiare è qualcosa che non mi ha fatto piacere, però allo stesso tempo pensavo di prenderla peggio, non ho visto una squadra che ha questa supremazia, non ho visto questa squadra che mi dava l'impressione di essere invincibile. Io ricordo che quando si parlava di noi, le squadre venivano impaurite a Torino perché sapevano che andavano incontro a un destino, andavano incontro a un destino segnato. L'Inter non mi ha dato l'impressione di essere una squadra schiacciasassi e lo abbiamo dimostrato anche noi in Coppa Italia ad andata e ritorno. Questa Juventus avrebbe potuto vincere il campionato, avrebbe potuto lottare per la vittoria del campionato con qualche episodio a favore, perché poi, se cominciamo a tornare indietro, partiamo dai 4 gol annullati, dai 3 gol annullati a Morata, parliamo dell'espulsione mancate per quanto riguarda De Roon, la partita con la Fiorentina. Ci sono tanti di quegli episodi che ci hanno portato a non lottare per lo scudetto. Sicuramente ci sono tantissime colpe, e infatti a fine stagione noi lo diciamo da mesi: a fine stagione bisogna sedersi a un tavolo e capire quali sono stati gli errori e come portare avanti questo progetto. Infatti l'analisi la stiamo facendo tattica, però sappiamo che non siamo stati fatti, ho detto, in zona Champions, insomma, dovevamo starci tranquillamente a prescindere. Adolfo Conforti bene o male sposa la nostra teoria, i rigori che brucia sono quelli in Champions, ha ragione insomma il nostro amico. Se vinciamo con il Milan, quanti punti ci... Allora, per andare in Champions, per stare tranquilli ragazzi, dobbiamo fare, ci sono 4 partite, 3 vittorie e un pareggio, questa è. E pareggi anche con i vinci con il Milan, comunque 3 vittorie e un pareggio, siamo in Champions League. Ve lo dico perché a parità di punti poi sia con Milan che con Lazio la Juventus è messa meglio. Questo serve, quindi non è facile, anche perché l'Inter verrà a Torino sicuramente non per regalarci dei punti poi. Abbiamo avuto una media di falli infortuni molto alta, è vero, ma insomma siamo stati abbastanza sfortunati anche su questo. Salutiamo Maurizio Spito. I 2 gol di ieri in finale ci regaleranno un gran fine di campionato, speriamo, e sicuramente la Champions avranno un buon impatto psicologico. Nel calcio non è tutto, ma incide tanto. Questo anche può essere importante, insomma. Vi ricordo che in Champions con il Real giocammo meglio, ma al 90° fummo eliminati dal famoso rigore inesistente di Ronaldo. Ciò significa che sono importanti episodi, assolutamente, però per rispondere a Carlo Magno, con il Benevento non mi lamento perché mi posso anche vergognare, lo evidenzio, però dico devo vincere lo stesso. Con il Real Madrid posso anche dire l'arbitro ha sbagliato e mi ha fatto perdere una partita, perché se affronto il Real, che magari è anche più forte di me, l'episodio mi distrugge. Ci può stare, ricorderete più che altro il rigore non dato a Cuadrado. Io ero allo stadio a fine partita, lo dissi anche Allegri, non voglio che magari ci costi la qualificazione, così è stato quello a Torino.
Non sempre vince a squadre, gioca meglio. Infatti, l'Inter ha vinto senza giocare bene. Io aggiungo quando ha involuto il suo involuta nel suo gioco. Con Conte la Juve e Pirlo all'Inter, come sarebbe finita? Vabbè, ma questa è una domanda con una risposta scontata, perché Conte comunque avrebbe vinto la Juventus, perché Conte è più esperto, più navigato, e Pirlo era la prima esperienza. Ma lo dico tra Francesco, penso che non ci siano tanti dubbi, no? Assolutamente. Insomma, allora ci dice Vita Lovesce che non le ha fatto piacere, che vive a Milano e ci sono state queste scene. Non abbiamo commentato i festeggiamenti, Francesco, No. perché capisco che c'erano delle bandiere molto impolverate e volevano insomma tirarle fuori, però potevano stare un po' più attenti, un po' noi l'anno scorso praticamente non abbiamo quasi festeggiato, siamo stati molto attenti perché in tempo di Covid è prioritaria la salute. Io capisco l'enfasi del momento, però forse Francesco, un minimo, senza voler dare lezione a nessuno, un minimo di attenzione in più, insomma, Assolutamente, siamo capiti. assolutamente, lasciamo stare. Allora, dice Adolfo Conforti, no, certo, la Juve con un progetto nuovo, l'Inter con un progetto che è nato 2 anni fa, sì, è vero, questo è Vabbè, vero. però lascia il tempo che trova, questo, lascia il tempo che Beh, trova, nel senso che anche il progetto nuovo può essere anche un progetto che ti devasta il campionato. Anche noi certamente. abbiamo vinto il campionato con Antonio Conte, era un progetto nuovo a fronte del Milan di Allegri che veniva da 3 anni precedenti. Lascia il Ma tempo che infatti trova. io mi aspettavo un Conte molto più pericoloso anche l'anno scorso. Tu lo sai, Francesco, temevo che con Sarri, proprio per il gioco di Sarri, aveva bisogno di tempo, Sarri, quindi pensando questo pensavo che Conte insomma potesse vincere lo scudetto al primo anno, ovviamente. Io resto fiducioso, un secondo posto, dice Maurizio, speriamo a questo punto vittoria alla Coppa Italia. Certo, sicuramente l'anno è, dice Maurizio, un anno straordinario, andando a considerare che vieni da anni di vittorie, hai ringiovanito la rosa, è un allenatore inesperto. Io non dico straordinario, perché straordinario è un termine forte, però sicuramente non mi sento. Se la Juve arriva seconda, cosa che per me è difficile, io non me l'aspetto, lo dico, non me l'aspetto. Però per me, se va in Champions e vince la Coppa Italia, non lo voglio dire sempre perché può portare male, però l'anno negativo, no, Francesco, questo non posso dire. È un anno di transizione dove comunque porti a casa qualcosa, si spera, Certo. si spera. Allora ci parlano di Allegri. Noi abbiamo detto la nostra, ma Allegri noi abbiamo fatto il nome mesi fa, forse prima di tutti, Francesco, tra i primissimi. Allegri abbiamo detto Zidane. Ora si parla anche di Mourinho, ma al momento non ci risulta nulla. Dal punto di vista del calciomercato abbiamo dato un po' la notizia Son, che c'è questo interessamento, altre cose insomma di concreto. Non abbiamo nulla perché abbiamo parlato di questi possibili scambi con il Real, di Donnarumma, ma non ci sono altre notizie a parte questa novità Son. Io andrei quindi sull'ultimo argomento fondamentalmente, che è Juventus-Milan. Francesco, un po' l'abbiamo affrontato, possibili formazioni. Non abbiamo, dovremmo recuperare Chiesa, non abbiamo squalificati. Tu aspetti, ecco qui. Sempre un 4, noi abbiamo sempre detto Pirlo fa il 4-4-2, anche se a noi piace un modulo diverso. Vorremmo vedere un modulo diverso. Io mi aspetto il 4-4-2, magari senza Bernardeschi, magari con un Chiesa, magari con un Chiesa quadrato e Danilo terzino. Può essere questa la formazione? Chi ti aspetti a centrocampo? Sì, hai detto bene, c'è differenza tra quello che mi aspetto e quello che spero. Il Milan comunque molto spesso gioca con un 4-2-3-1, quindi con esterni molto larghi, Çalhanoğlu che viene a fare il gioco tra le linee. Ripeto, il 4-4-2 è un modulo che ci può mettere molto in difficoltà, soprattutto se metti come interni di centrocampo due giocatori che si adattano difficilmente. McKennie non è un interno di centrocampo, è una mezzala pura, quindi un calciatore che quando deve venire a fare gioco e si abbassa quasi al limite dell'area, va in difficoltà. C'è l'incognita Arthur, l'unico sicuro del posto forse è Bentancur. Io mi aspetto un 4-4-2 e penso riproponga lo stesso 4-4-2 che abbiamo visto con l'Udinese. Spero non venga riproposto Bernardeschi, ma non per una critica nei confronti del calciatore, ma semplicemente è un parere personale. Penso sia inadeguato a giocare in questo momento nella Juventus. Spero che a sinistra venga adattato qualcun altro. Vediamo se riusciamo a recuperare Chiesa. Potremmo pensare anche di vedere un Kulusevski a sinistra, comunque con la possibilità di alternarsi tra destra e sinistra. Ripeto, io mi aspetto un 4-4-2, anche se comunque la formazione migliore, ripeto, per me potrebbe essere un 4-3-3, addirittura con Quadrato alto a destra. Non ho capito per quale motivo Pirlo non lo fa giocare in un 4-3-3, non ho capito perché Pirlo continua a puntare sul 4-4-2. Spero abbia ragione lui e torto io, ci mancherebbe. È lui che fa Allora, l'allenatore. assolutamente, ci dice Generoso, esiste una posizione ufficiale della società sull'Arthur
su Allegri no, generoso perché ufficiale in questo momento non può assolutamente uscire questa notizia. Assolutamente. Qualcuno dice: non sono convinto del ritorno di Allegri. Adesso parliamo anche di questo. Son, l'esterno del Tottenham, sì, per rispondere. In porta proporrebbe Lucas Pano, Buffon, attacco Chiesa, CR7, Dybala. Qui anche bisogna dire le condizioni di Morata, Francesco. Io potrei anche aspettarmi Bentancur Rabiot come coppia di centrale, magari McKennie che subentra come è avvenuto a Milano. Io mi aspetto, ti dico la mia formazione, dai, non lo facciamo mai Sì. completamente. Io penso che Szczęsny, oddio, il portiere sono in difficoltà, potrebbe anche investire su Buffon, però vorrebbe dire sfiduciare Szczęsny. Diamo Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Sandro, Cuadrado, poi vediamo se la indovino, dai. Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa al netto degli infortuni e poi in attacco. Se Morata recupera, gioca Morata, se no giocano Dybala, Ronaldo perché Morata a partita in corsa sa su Bentancur. Io punterei su Morata a partire in questo momento della stagione. Abbiamo bisogno di ricambi che fanno la differenza, anche perché non ci dimentichiamo che ultimamente stiamo prendendo gol al primo tempo. Quindi penso che Morata possa spaccare la partita. Sì, è quella è la lettura, che magari Morata sa entrare anche perché è un giocatore veloce, insomma, forte anche fisicamente, può subentrare magari meglio. Dybala, anche se Dybala è anche un giocatore che esce molto alla distanza, quindi magari non è neanche un giocatore facile da sostituire da quel punto di vista, insomma. Dunque, noi come, tra l'altro non ho mandato l'MVP, ma adesso lo recuperiamo subito, abbiamo nominato finalmente CR7 come MVP. Per l'ultima partita, più che altro per i gol, perché la prestazione non è stata fantastica, ma soprattutto c'è stato Cuadrado MVP del mese di aprile ed è stato votato anche dai nostri amici di Feedback Bianconero nel gruppo insomma, il sondaggio e hanno eletto Cuadrado. Quindi un plebiscito questa volta per Cuadrado, l'altra volta c'era stato Chiesa. Quindi, Francesco, ci siamo trovati ancora una volta d'accordo con i nostri, Assolutamente. insomma, compagni di feedback. Mandiamo qualche altro messaggio per andare in chiusura. Locatelli, Gosens, Malinowski, Romero, questi giorni con cui rilanciarsi, ma tutti quanti è impossibile. Ci uso la Juventus. Non penso faccia tutte queste operazioni con queste squadre, lo dico. Cosa pensate di un De Zerbi? Francesco, ti giro la parola. Io però non lo vorrei alla Juve adesso, lo dico già, così ho detto la mia. Questa è una bella domanda, nel senso che io sono un estimatore di De Zerbi, però occhio a tutti questi allenatori che cercano di far giocare bene, che si fa partire dal basso. De Zerbi è un allenatore che allena il Sassuolo, dove non ci sono tante pressioni. Sì, è un allenatore che fa giocare bene. A me ricorda molto Sarri, come idea di gioco, insomma, con il possesso palla. Però è un allenatore che ha bisogno sempre di certi calciatori, e non so se è proprio pronto per allenare una squadra così importante come la Juventus. Allora, infatti io anche ho dei dubbi, è bravo, sono Sicuramente. d'accordo, è bravo, però vediamo, insomma, non sono sicuro al 100%. Mi duole dirlo, dice Mario Palmirani, ma in questo momento la Juventus è solo Cuadrado. Cuadrado però è stato anche sostituito dal giovane, insomma, da Pirlo, con coraggioso Pirlo, e nell'ultima partita io l'ho visto un po' spento in realtà Cuadrado, Francesco, non è stato molto, molto positivo il suo apporto, ha sostituito al giovane Felix Correa, che anche lui è portoghese, non vorrei sbagliare, sì, è portoghese anche Felix Correa, cioè è un'ala driblomane. Ci dice Generoso Petrillo, meglio Simone Inzaghi, se devo scegliere un confronto con De Zerbi, Simone Inzaghi secondo me è un bravo allenatore, però anche qui non sono convinto. Io non sono convinto, Francesco, io ti giro una domanda, perché c'è stata fatta su Allegri. Prima mando il messaggio di Luigi Bellopede: De Zerbi, sì, è vero, ha avuto un'offerta alta dallo Shakhtar. Poi andiamo a vedere, insomma, sempre per tornare al discorso della Super League. Tra l'altro, è emerso che in un verbale della Lega si era già parlato di Super League, se non sbaglio, a febbraio, quindi nessun comunicato improvviso, eccetera. Con De Zerbi vinci il campionato, dice Michele Bariu. Non lo so, è un tuo pensiero, ognuno può esprimere la sua. Ragazzi, ma il discorso è questo. Allora, l'allenatore della Juventus, allora, quando alleni la Juventus non devi essere soltanto un allenatore bravo sotto il punto di vista tattico e quant'altro. Devi essere un bravo comunicatore, devi essere un bravo gestore. De Zerbi non l'abbiamo mai visto nel confronto con dei grandi, dei grandissimi campioni. De Zerbi non l'abbiamo mai visto gestire la stampa, ma quando le domande te le fanno sulla Juventus, non quando te le fanno sul Sassuolo. De Zerbi non ha mai vissuto situazioni in cui magari c'è una piazza così importante che comincia a protestare, o quando lo stadio comincia a fischiare. Noi dobbiamo vedere una serie di situazioni.
Allenare il Sassuolo è molto semplice. Sotto il punto di vista tattico è bravissimo, era bravissimo anche Sarri, ma era bravissimo anche, non so, Paolo Sousa, che a me piaceva tantissimo, era bravissimo Di Francesco. Signori, Di Francesco piaceva a tutti quando Sì, allenava il Sassuolo. Però poi vero, cosa è vero. successo? Sono allenatori che quando si vanno a confrontare con queste grandi realtà vanno in difficoltà perché non devi essere solo preparato sotto il punto di vista tattico. Poi per carità, magari viene De Zerbi e vinciamo tutto. Però bisogna prima capire se questi allenatori sono in grado. Io penso che De Zerbi, dopo il Sassuolo, debba fare prima un altro mezzo passo, che potrebbe essere la Roma, potrebbe essere, non so, la Lazio o squadre di certo livello, e poi arrivare in A B. Anche il Napoli. Anche il Napoli, assolutamente, anche il Napoli, come no? Sì. Assolutamente. Allora, ci dice Michele Bari Juventus, Conte veniva dal Bar, sì, però Conte conosceva l'ambiente Juve, ragazzi, Conosceva questa è una l'ambiente, cosa. E assolutamente. poi da due settimi posti, ragazzi, nessuno pretendeva lo scudetto, le aspettative erano diverse, eccetera. Deschamps è un nome interessante, campione del mondo, ma non si sposta perché sono gli europei, ragazzi, magari non si sposta. Però Deschamps meriterebbe un'altra occasione alla Juventus. Non vi piacerebbe Gattuso? Gattuso è un bravo allenatore, però nì, non Assolutamente. sono convinto. Francesco ha fatto bene anche alla Roma, ha fatto bene, poi però Mi è Mario, stato esonerato poi. sì, poi insomma, ha avuto degli alti e bassi. Questo è il discorso. E il discorso che faceva Francesco appunto sulla Juventus, io concordo con Francesco, però voglio arrivare, Pirlo tornerà all'Under 23, non credo proprio che torni eventualmente o vada, perché non è mai andato per l'Under 23, non credo. Non credo, questa è la mia risposta. Sarebbe un passo indietro anche clamoroso. Io ti voglio chiedere su Allegri. Allegri per me entra nei primi 10 al mondo come allenatore. Noi ne abbiamo discusso tante volte anche in privato quando già era alla Juventus. È sicuramente un bravo allenatore, conosce tutto quello che vogliamo, però attenzione, l'Allegri, ipoteticamente, Allegri 2000, quindi 21-22. Non è l'Allegri dell'anno in cui è arrivato alla Juventus. Quindi, perché chiaramente prende una situazione diversa, un'eredità diversa, deve ricostruire. Io vi faccio notare che Allegri non ha mai vinto con squadre meno forti. Cioè, quando ha vinto il campionato, il Milan era la squadra più forte. Quando ha perso con la Juve di Conte, il Milan era ancora la squadra più forte con Ibrahimovic, ma ha detto Francesco, ancora in ottime condizioni. Tanto è vero che è stato il primo campionato perso da un Ibrahimovic in piena efficienza. Non lo sottovalutiamo. Il secondo anno della Juve avevamo fatto quell'avvio clamoroso in negativo, poi i senatori sono riuniti, eccetera. Quindi Allegri, non diamo per scontato che viene Allegri, ha la bacchetta magica e la Juve comincia a vincere come prima e a dominare in Italia, perché non sarà così, io lo spero e ci mancherebbe. Però probabilmente anche Allegri dovrà superare e affrontare una serie di difficoltà. È chiaro che lo fa. È un allenatore con un suo pedigree, con un suo background, con una sua esperienza, una sua grande capacità di gestione, però facciamo un passo indietro che può portarci alla vittoria. Però, Francesco, questa è la mia domanda. Filosoficamente, io non credo che Allegri sia cambiato rispetto a quando giocava già la Juve. La Juventus, il passo avanti che voleva fare o desiderava fare, non so, con Sarri o con lo stesso Pirlo, la Juve non lo fa con Allegri. Poi può vincere la Champions tranquillamente. E allo stesso modo, ma fa comunque va a fare una proposta di calcio diversa da quella cui mirava negli ultimi 2 anni. Ma per capire bene che Allegri basta leggere una delle sue tante dichiarazioni. Quando lui cita il cortomuso, ti fa capire la mentalità di questo allenatore. Io ti anticipo questo: se dovesse arrivare Allegri, non sono così convinto che arriva Allegri, anche perché tutti lo danno per scontato. Non lo so, quando le cose sono poi così certe, magari alla fine non si realizzano nemmeno. Se dovesse arrivare Allegri, assolutamente sarei molto contento perché ci affidiamo a un allenatore esperto, ci affidiamo a un allenatore che conosce l'ambiente, che è rimasto legato all'ambiente, che sa gestire la stampa, sa gestire lo spogliatoio e sa cosa vuol dire vincere. Quindi questi sono tutti aspetti che ti possono far propendere verso questo allenatore. Ricordiamoci che Allegri ci ha portato a vincere due finali di scusa, ci ha portato in due finali di Champions, purtroppo non le abbiamo vinte. Era un allenatore che ha una grandissima mentalità europea e lui dichiarò che quando arrivò alla Juventus i calciatori avevano paura di gestire il pallone. Quindi con Allegri c'è stato un miglioramento. Sicuramente parliamo di un allenatore che allo stesso tempo ha avuto delle problematiche. E io ricordo tante volte abbiamo fatto noi tifosi della Juventus il funerale ad Allegri, quando ad esempio a Napoli si presentò con Hernanes davanti alla difesa, quando propose Padoin come regista.
quando ad esempio era in una situazione di difficoltà, mi sembra dopo la partita con la Fiorentina, e fu molto fortunato nell'indovinare Mandzukic essendo sinistro e schierò tutti gli attaccanti giocando con 4-2-3-1, che poi ci portò appunto in finale di Champions. Io dico questo, Allegri è sicuramente un uomo a cui affidarsi, a cui io mi affiderei, ma il fatto che la Juventus possa tornare ai 5 anni precedenti di Allegri, di questo non vi abbiamo certezza, perché Allegri sa cosa trova, ereditava una Juventus già vincente, una Juventus già inquadrata, infatti nei primi mesi di Juventus la squadra giocava praticamente col modulo di Antonio Conte, poi anno dopo anno c'è stata qualche miglioria. Sicuramente Allegri va a prendere una situazione negativa rispetto a quella che prese 5-6 anni fa. Tutto qua. Sì, e su questo io devo dire, sto mandando i vostri messaggi, sono d'accordo con Mario Palmirani, dice è un ottimo lettore di partite, non aspettatevi il bel gioco, a chi interessa, perché a me interessa vincere, è chiaro che se la squadra gioca bene, secondo me ha più possibilità di vincere, è chiaro, e anch'io, insomma, se la squadra gioca bene, sono contento, vedo anche uno spettacolo migliore, però chiaramente in primis voglio vincere, però quello che dice Mario ha un suo perché, soprattutto quando richiama Trapattoni. Trapattoni tornò, Mario correggimi se ricordo male, fece 3 anni dopo Manfredi, vinse una Coppa UEFA che per carità era un trofeo prestigioso soprattutto all'epoca, però lo scudetto continuò a vincere nel Milan e quell'egemonia fu interrotta nel 94-95 dopo 9 anni che la Juve non vinceva lo scudetto da Marcello Lippi che fu preso dal Napoli eccetera, anche qui lanciato e Lippi fu il primo a interpretare bene il nuovo campionato appena nato con i 3 punti a vittoria. Quindi è vero che i cavalli di ritorno possono essere positivi come lo è stato lo stesso Lippi, ma non è detto che lo siano del tutto, dipende sempre anche un po' dai giocatori. Ci dicono Conte, io non penso che torni mai alla Juventus, almeno finché ci sarà Agnelli, Klopp è un sogno. Sono convinto, andiamo con le ultime osservazioni. Sono convinto e con Pirlo con giocatori giusti in Europa possiamo avere speranze di vincere qualcosa ed è giusto in mentalità, però ha bisogno di esperienza, secondo me. Io poi lo sapete, sono un sostenitore dell'allenatore, ci mancherebbe. Zidane è un allenatore che a me piacerebbe, per esempio, Francesco, mi intriga il nome di Zidane. Se Guardiola vince la Champions, quindi addirittura torniamo a parlare di Guardiola con Luigi Bellopetra, al momento non ci interessa. Mario Palmirani ricorda la vittoria con il Borussia Dortmund in Coppa UEFA, assolutamente, sotto Trapattoni. Allegri non ha la mentalità europea. Oddio, non è che non ha la mentalità europea perché è arrivato comunque 2 volte in finale di Champions. Fa un gioco diverso, io questo mi sento disponibile, però è arrivato 2 volte in finale, poi ha perso contro 2 signore squadre. Io riprenderei Conte, Conte ti ho risposto Michele, quindi questa è la nostra opinione, ma Conte è un bravo allenatore, però poi se vogliamo parlare di mentalità europea, se Conte non cambia in Europa non vince mai, poi se cambia può vincere. Prossimo anno vinceremo solo la Champions League, tranquilli, dice Geloso, vedi Geloso. Io la vedo difficile, lo spero, ma soprattutto cominciamo ad andarci in Champions, qui se no partiamo con i sogni e ci spostiamo dalla realtà. Francesco, io vorrei chiudere, ringraziare perché vedo che sono ancora in tanti in diretta, quindi se mandano qualche altra osservazione io la mando, però diciamo che bene o male abbiamo insomma affrontato tutti gli argomenti. Tanti benomi, sì, abbiamo reso omaggio alla Juve, poi magari faremo anche un video dove dedicheremo, riassumeremo questi 10 anni, faremo un post, vi invito a leggerlo, a condividerlo, e soprattutto vediamo Mario Palmirani che ci dice Peruzzi, Lavanelli, Muller, Plat, Di Canio, una vita fa eravamo bambini, assolutamente Mario. Vorrei mandare questo che è, cosa va a raffigurare? Un po' i nostri 9 scudetti con il decimo che come vedete cade e quindi non possiamo. Il decimo consecutivo, chiaramente, perché non ne abbiamo solo 10, cade e non possiamo insomma, metterlo in bacheca, però ricordiamo che noi il 19° l'avevamo vinto 40 anni fa, anche se probabilmente l'Inter dovrebbe parlare di 18° titolo, ma non fa niente, diamogliene 19, uno in più, ma noi l'abbiamo festeggiato, io non ero neanche nato, Francesco neanche, 40 anni fa. Quindi di che cosa stiamo parlando? Noi il club ancora no. Sì, ci mancherebbe rispetto alla vostra opinione su Allegri. Ti ringraziamo, Michele, ma anche noi ringraziamo la tua e io continuo a reputare Conte un bravo allenatore e te lo dico, ma anche Francesco, bene o male, la pensa come me. La Juve record su record in campionato in Europa non raccoglie niente in mentalità europea, ma ha perso 2 finali, ti ripeto, insomma, Adolfo, non è così semplice, purtroppo non è così semplice, quello è il discorso, Francesco. Ma io penso che qui si inneggia tanto Antonio Conte. Io ricordo che almeno con Allegri siamo riusciti ad arrivare in 2 finali di Champions. Con Allegri, con Conte si usciva col Galatasaray, quindi già con Sarri siamo usciti con Lione, con Pirlo quest'anno siamo usciti col Porto.
penso che negli ultimi anni forse l'allenatore che abbia avuto più mentalità europea sia stato proprio Allegri. Sì, ma Quindi anche più penso di che un conto. cambiamento c'è stato, insomma. Sì, comunque, giustamente dice Adolfo, la tua opinione, ma ci mancherebbe. Io No, stesso ho detto c'è un certo. gioco meno, diciamo, non è un gioco spettacolare, quindi in parte ti do ragione perché Allegri comunque parla anche di subire meno gol in Europa, ne devi fare di più. Quindi io sono anche io preoccupato, non ho queste certezze che hanno in molti. Però chiaramente chi viene alla Juventus e resta Pirlo, tifo per Pirlo, sa tifo per chi arriva alla Juventus. Rispondiamo il club a Santa Maria Capua Etere, però in questa sede non siamo in veste di, diciamo, Sì. rappresentanti, ma siamo meri tifosi, ci teniamo sempre ad evidenziare e a sottolinearlo. Alla fine verrà Iuriccio Gasperini e Mario Palmirani. Gasperini, dopo le dichiarazioni che ha fatto su Fiorentina Juve, non credo, però tutto è possibile. Forza Juventus, infatti, concentriamoci. Allora, diamo in chiusura, Francesco. Ci concentriamo, insomma, sulla partita che abbiamo con il Milan. Assolutamente, abbiamo, ma lo faremo durante anche le prossime puntate. Dobbiamo comunque ringraziare e omaggiare la vecchia signora per tutto quello che ci ha regalato nella sua storia, ma in particolare parliamo di questi ultimi 10 anni, e comunque il ciclo di vittorie continua perché abbiamo comunque alzato almeno un trofeo quest'anno, vediamo se ne riusciamo a alzare due, quindi il ciclo non è interrotto. Per quanto riguarda gli scudetti, sì, ma io firmerei anche per farne 3-4 di fila e poi interrompere, Francesco, quindi 9 non li avrei mai immaginati. Accettiamo questo stop purché si possa ripartire più forti di prima. Ti do la parola, ringrazio chiaramente Vincenzo Di Caterino per la sua imitazione, però ti do la parola per un'osservazione finale e la chiusura. Ma questa sera abbiamo citato un po' il passato, questi ultimi 9 anni, perché questo dopo 9 anni è l'anno in cui non siamo riusciti a vincere il campionato. L'abbiamo fatto stasera, non lo faremo più, anche perché da oggi in poi si pensa al futuro. Il futuro in questo momento è il Milan e la Juventus si è ovviamente decontestualizzata, perché se negli ultimi 9 anni puntavamo a vincere il campionato, come abbiamo fatto anche quest'anno, perché quest'anno lo ha detto per stessa ammissione di Pirlo, la società puntava a vincere il campionato, così non è stato, dobbiamo adeguarci allo stato tecnico della rosa e alla situazione che c'è intorno a noi. In questo momento il nostro obiettivo principale è rientrare in Champions, l'obiettivo era vincere con l'Udinese, l'obiettivo sarà vincere col Milan. Quando affronteremo il Milan e quando vinceremo col Milan, cominceremo successivamente a pensare al Sassuolo, all'Inter e al Bologna. Partita dopo partita. Non mi fanno piacere le scelte di Andrea Pirlo, ma fin quando arriva la vittoria a me va sempre bene. Non mi piaceva vedere Bernardeschi, alla fine abbiamo vinto, non mi piaceva vedere questo 4-4-2. Spero porti fortuna e spero che la Juve continui a vincere. Ci vuole un po' più di furbizia, anche perché alcuni errori di Andrea Pirlo non penso siano dettati dall'inesperienza, ma soltanto da alcune sue idee che in questo momento, io non dico che sono sbagliati, in questo momento sono inapplicabili, perché non c'è una leadership, non c'è una squadra concentrata, non c'è una squadra che sotto il punto di vista tecnico possa pensare con la stessa mente di Andrea Pirlo, con la stessa testa di Andrea Pirlo. Quindi dobbiamo cercare di puntare a fare le cose semplici, perché poi alla fine le cose semplici fanno la differenza. Noi nelle cose semplici, contro le piccole squadre, quest'anno abbiamo perso tutto. Quindi mi raccomando, uniti nella partita di domenica sera. Noi come sempre vi ringraziamo, siete stati veramente in tantissimi, tante persone sono ancora online che ci seguono. Vi invito come sempre a seguirci sulla nostra pagina Facebook, sul nostro gruppo Facebook, sul canale YouTube, su Instagram e su Telegram. È stato come sempre un piacere, cerchiamo sempre di ritrovarci qui ogni lunedì. Per noi non è un lavoro, è una passione e lo facciamo con piacere. Quindi è stata come sempre una bellissima serata. Allora, sto mandando i vostri messaggi, grazie Francesco. Mario ha mandato la sua formazione tipo per l'anno prossimo, un po' difficile. Rispondo a Michele Bariu e Marotta comunque resterà all'Inter. Ringraziamo Carlo Pellegriti per i complimenti. Morata resta, sì, dovrebbe restare, credo proprio di sì, per rispondere a Domenico Acri. Allora, io vado in chiusura, ringrazio ancora Francesco. Con questo scolpiamo nella memoria questi 9 scudetti, al di là delle Coppe Italia, Supercoppa, insomma, ma in particolare i 9 scudetti vinti consecutivamente, perché è un qualcosa di irripetibile. Poi ci fermeremo a fine anno, come abbiamo detto, e magari rivivremo queste emozioni tutti insieme, perché è anche giusto godere di quello che spesso, Francesco, noi pensiamo sempre al prossimo traguardo e non riusciamo a godere di quello che abbiamo raccolto, e non è poco quello che abbiamo alzato e raccolto nel tempo. Ringraziamo anche Vita Lovece. Poi però adesso, finita questa trasmissione, ci concentriamo solo su Juventus-Milan, perché è una partita fondamentale e così via. Quindi per costruire il futuro abbiamo bisogno di
diciamo, mantenere il presente e restare assolutamente in zona centro. Quindi io ringrazio nuovamente Francesco, grazie Francesco, Grazie a te, Domenico. ringrazio tutti anche per i complimenti, vedo che sono ancora tantissimi online e ci fa sempre piacere quando a quest'ora abbiamo tante persone ancora con noi online. Restate sintonizzati sulla nostra pagina, iscrivetevi al gruppo Feedback Bianconero. O invitate i vostri amici di Fede Bianconera a iscrivervi al nostro gruppo privato, a seguire la pagina. Se avete piacere, condividete i post, i video, quello che volete. Domani, come sempre, troverete la puntata anche su YouTube, in modo che potrete anche rivederlo. Insomma, chi non l'ha vista potrà recuperarla tranquillamente online con la massima comodità. Quindi, forza Juventus, grazie a voi, ringrazio anche Domenico Bruno e speriamo lunedì davvero sarà una puntata importantissima perché la partita Juventus-Milan non lascerà indifferente la classifica, uno snodo cruciale, quindi restiamo sintonizzati, restate sintonizzati in settimana perché qualcosa, qualche argomento lo tratteremo insieme e come sempre un abbraccio bianconero da Feedback Bianconero. Ciao! Ciao!